penso che ricordare la figura di Emanuele Macaluso significhi misurarsi anche con la realtà di una politica che deve ritrovare un ruolo centrale in tutti gli ambiti della vita pubblica. Il lascito di Macaluso va oltre la dimensione dell'appartenenza partitica. Emanuele Macaluso è l'emblema della politica nel senso più alto del termine. Una politica vissuta come missione di vita, impegno integrale, capacità di costruire futuro nella consapevolezza della storia. Dietro l'azione politica era la cultura politica il suo tratto distintivo. Un metodo rigoroso, quasi scientifico, fondato sulla competenza e sul rispetto delle posizioni dell'avversario. Esemplare, il suo spirito garantista e la sua irremovibile difesa dei principi dello Stato di diritto, anche per contenere la tentazione di una deriva giustizialista tanto nel contrasto al terrorismo quanto nella lotta alla mafia. Un nemico che, come egli ebbe a sottolineare in più occasioni, può essere battuto solo con la legge, con il garantismo, con la democrazia. Macaluso svolse un ruolo istituzionale indubbiamente di grande apertura, è un innovatore. Poi il fatto di rifiutare e respingere una politica che si dimentica della sua P maiuscola e invece troppo spesso cade nel luogo comune, nello slogan, su questo Macaluso ci ha insegnato tantissimo, facendo anche delle battaglie controcorrente, e però battaglie che oggi, soprattutto oggi, dicono che aveva ragione lui. 80 anni di militanza, di vita politica, di impegno civile. Agli storici toccherà interpretare e ricostruire la sua lunga attività politica. La giornata di oggi è stata concepita per dare un primo contributo. Ricordare Macaluso vuol dire ricordare una delle personalità importanti della prima e della seconda Repubblica, insomma, e anche un uomo che, avendo vissuto a lungo, ha avuto due vite, una lunga vita politica che si è svolta quasi tutta all'opposizione, tranne la parentesi della Solidarietà Nazionale, e che ha avuto nel suo partito un ruolo davvero importante. No. E una seconda vita imprevedibile, che nessuno quasi di noi che lo conoscevamo si aspettava, come giornalista, articolista, polemista, e che ebbe il suo picco, secondo me, nella difesa di Andreotti e nella contestazione del ruolo politico delle procure in Italia. Già solo questi due elementi fanno la personalità dell'uomo, di cui credo si senta molto la mancanza. La sua opinione sul governo Draghi, non mi permetto naturalmente di prefigurarla, ma rifacendomi alla sua esperienza politica e alle sue convinzioni, so bene che quando si trattava di raggiungere un obiettivo, che fosse un obiettivo di progresso, che fosse un obiettivo di miglioramento delle condizioni di vita, di prospettive di sviluppo, non ha mai rifuggito dalle ragioni dell'unità da una parte e della capacità di costruire alleanze dall'altra. Unità e insieme confronto critico. E questa la duplice cifra che segna il carattere e l'esperienza di Emanuele Macaluso, che alla stessa politica portò qualità e sensibilità in sé forse non rare, ma raramente congiunte in una stessa persona, dimostrando in questa congiunzione quanto esse possano essere preziose, appunto proprio perché insieme. Emanuele Macaluso è scomparso proprio il giorno prima del centenario della nascita di quel partito, il Partito Comunista Italiano, con cui egli aveva identificato la propria ispirazione ideale e il suo impegno politico. Credo che la presenza della Presidente del Senato e del Presidente della Repubblica testimoni che il Paese riconosce un debito per quello che Emanuele ha fatto e per quello che ci ha lasciato. Lui è stato un uomo che tutto quello che ha fatto sul piano della battaglia politica lo ha fatto non per un posizionamento personale, ma per cercare di fare avanzare, migliorare, come diceva lui, le condizioni di vita dei molti e non dei pochi, dei lavoratori, del popolo. Mi ha sempre stimolato a reagire, a ragionare in modo diverso magari da come stavo facendo, ma sempre spinto
a poi trovare un punto di convergenza, cioè lui davvero puntava alla convergenza motivata, dopodiché era veramente un dissidente propositivo, capace sempre di far comprendere e di unire per avere il miglior risultato possibile, un migliorista. Questo dovere del Senato di ricordarlo in tutte le sue sfaccettature credo che sia una cosa veramente importante. Macaluso ha dato un contributo enorme all'innovazione della cultura politica della sinistra su molti temi, a partire da uno fondamentale, l'esigenza cioè di costruire anche in Italia, come negli altri paesi europei aveva fatto la socialdemocrazia, grandi partiti a vocazione maggioritaria capaci di candidarsi alla direzione del paese in alternativa ai conservatori. Negli ultimi anni della sua vita lui era conteso da tutti perché la sua lucidità, la sua capacità di analisi e di critica erano straordinarie. Ecco, questa è forse l'eredità più grande che ci lascia. È stato un maestro per molte generazioni di noi ed è considerato ancora tale. Lui però era più ottimista della media dell'opinione pubblica. Persino durante i drammatici mesi della pandemia, Emanuele Macaluso non ha mai smesso di interrogarsi sulle vicende politiche e sociali italiane, di analizzarle e commentarle con incredibile lucidità. Guardando dentro una delle più incisive coscienze critiche della nostra democrazia, potremmo comprendere cosa significhi la politica come arte che nasce dal connubio di logos, ethos e prima di tutti pathos. Grazie, grazie per l'attenzione.